Secondo me la protezione civile è un'orchestra di persone che aiutano il paese, il proprio paese, per prevenire gli eventuali pericoli. Protezione civile vuol dire volontariato, che praticamente ci sta un gruppo di persone che si mettono a disposizione per il proprio paese e in caso di incendio, collate rapide di fango e frane intervengono per aiutare la popolazione. È stata una settimana ricca di attività, ricca anche di emozioni, una forte esperienza per tutti i volontari e un'esperienza che comunque è consolidata sul territorio, visto che questo è il quinto anno di Campo Scuola. La cosa che mi è interessata di più sono stati i droni che sono venuti qualche giorno fa, ieri. Ci hanno fatto vedere come volavano, come funzionavano ed erano molto interessanti e tecnologici. Mi sono piaciute le attività delle radio, quando è venuto uno di Nocera che ci ha spiegato tutte le radio, tutte le telecomunicazioni. Ci hanno divise in gruppi e ci hanno imparato a fare il nodo. Io ho imparato a fare il nodo al serpente, all'otto infilato, l'otto e il coniglio. E mo devo imparare a fare il nodo degli inglesi e molti altri nodi vorrei imparare a fare. Poi ci servono, ad esempio, se bisogna calarsi da un burrone, bisogna calarsi in un burrone, servono perché ti mantengono, sono molto importanti. Il gioco Cartina Paese, un'area inondabile, la prima cosa che fanno è piazzare la scuola nell'area inondabile, così almeno quando c'è l'esondazione i ragazzi non vanno più a scuola. Questa è stata, però subito dopo hanno rimediato, hanno spostato la scuola dicendo che la scuola era comunque un'area di accoglienza in caso di esondazione e quindi era un elemento importantissimo nell'ambito della protezione civile.